Eccoci qua, ben ritrovati. Sono proprio contenta oggi di presentarvi questa ricetta perché davvero, davvero è straordinaria. Semplicissima, veloce, comunque a parte la cottura delle melanzane naturalmente, però davvero eccezionale. È un antipasto, diciamo principalmente, questa nostra crema di melanzane che andiamo a preparare oggi. E, diciamo, principalmente perché naturalmente io la preferisco, nel senso che si può spalmare sui crostini oppure metterla in nostri boulavant. Però io l'ho usata anche come condimento per la pasta. Quindi ci ho condito la pasta davvero eccezionale. Comunque, non chiacchiero troppo, andiamo a prepararla. Allora, crema di melanzane e occorrono per 4 persone e 2 melanzane del genere, diciamo che ha più o meno 700 grammi di melanzane. Preferibile prendere quelle globose perché hanno più polpa all'interno, altrimenti dovete prenderne 3 di quelle normali più sottili e lunghe. Ecco, quindi 2 melanzane del genere che andiamo semplicemente a bucherellare. Ok, quindi le bucherelliamo tutte quante. Mentre le bucherello, vi dico cosa occorre anche. Allora, perché Alessandra non ti piacciono le melanzane? Oh, va bene, facciamo qualcos'altro la prossima volta. Dimmi cosa volevi che facessi. Comunque, quello che ci serve, quindi oltre le melanzane, sono qualche ghiriglio di noce, all'incirca 4, 2 cucchiai di aceto, 4 cucchiai di olio, un pizzico di sale e un pizzico di pepe. E un pezzettino di aglio. Allora, se eventualmente le noci avete qualche intolleranza oppure non vi piacciono, potete sostituirle o non mettercele proprio naturalmente, oppure metterci magari le mandorle o qualche pistacchio. Bene, quindi a vostro anche gradimento, però le noci devo dirci ci stanno proprio bene. E questa ricetta è senza farina e senza uova, è molto light perché appunto le melanzane vanno poi cotte in forno, quindi appunto, voglio dire, non sono fritte e ci va pochissimo olio, quindi è davvero comunque molto, molto light, leggera. Allora, una volta che abbiamo bucherellato tutte le nostre melanzane, le mettiamo in una teglia e in forno a 200 gradi per 30 minuti. Il forno deve essere già caldo. Vedete che appunto iniziano comunque ad appassire. E come diventano? Diventano così. Vi mostro come diventano le nostre melanzane. Ecco qui. Questa è la nostra melanzana dopo che è uscita dal forno. Quindi noi semplicemente si va a spellarla completamente. Una volta che si è tolta la buccia, però bisogna far perdere l'acqua a marognola delle melanzane. Quindi le puniamo in un colapasta con qualcosa che possa magari pressarle e vedrete che uscirà appunto l'acqua vegetativa e quindi perderà il suo gusto a marognolo. Quindi diciamo che vi conviene magari prepararle la sera in modo tale che sono già fredde perché bisogna comunque per togliere la buccia devono essere fredde altrimenti ci bruciamo e quindi un attimino lasciate tutta la notte lì le melanzane a perdere la loro acqua e la mattina dopo prepariamo la nostra crema. Ecco, una volta quindi fatto questo, la poniamo con la pasta, un peso sopra, vedete che uscirà l'acqua di vegetazione. Io naturalmente questo l'ho già preparato perché prendere tempo naturalmente a far vedere come perdere l'acqua di vegetazione è proprio inutile. Ok, e ce l'ho qui. Ecco qua. Allora, ecco fatto. Se magari all'interno la melanzana ha qualche semino, se vi piace, cioè se non vi piacciono, potete comunque toglierli, non c'è nessun problema. Allora, una volta, ecco qui, che abbiamo le nostre melanzane che hanno perso la loro acqua, le mettiamo direttamente in un bicchiere da mini pinner. Ok? Semplicemente. E ci aggiungiamo quindi 4 ghirigli di noci e se con la pelle anche, ok? Un pezzettino d'aglio, se non vi piace non lo mettete, oppure se vi piace tanto lo mettete intero. A me piace, con questa quantità, a me piace la metà, altrimenti mi sa troppo di aglio per i miei gusti. Naturalmente, per questo ripeto, ognuno ha i suoi gusti, naturalmente. Poi ci mettiamo un pizzico di sale, perché nella cottura a forno non ci mettiamo niente, solo melanzane sotto al forno, quindi non né olio né sale, no, lasciamo così. Un po' di pepe, ok,
l'aceto. Io uso l'aceto del Chianti che mi piace tantissimo, è di un'azienda, locale, l'acetificio Aretino, è davvero un profumo eccezionale. Ecco qui, un po' di aceto e non andiamo a fare altro che frullarla. Diciamo 4-5 cucchiai di olio, ok? E la nostra crema è prontissima, eh? Com'è stata veloce? Ora, a parte la cottura della melanzana, naturalmente, che ci vuole una mezz'oretta, diciamo che in tutto, proprio per completare la ricetta, diciamo che un'oretta proprio, quindi però conviene, perché alla fine in un'ora voi avete questa crema con cui poter condire la pasta, oppure poterla mettere sui crostini. Se avete ospiti la potete preparare molto in anticipo. Oh, ora, vedete, la mescoliamo meglio e la andiamo a mettere in una ciotolina, così vi faccio vedere anche la consistenza. Semplicissima, senza farina, senza uova, quindi anche per le intolleranze è un'ottima crema. Poi ha un profumo davvero, allora, ora ho fatto macello, ho spaccato tutto, però guardate la consistenza di questa crema. Pensate un piatto di pasta condita con questa crema di melanzane, davvero è ottima, molto molto semplice e molto veloce. Quindi ripetiamo, due melanzane all'incirca 600-700 grammi, va bene? Se sono le globose, due, altrimenti naturalmente sempre basatevi sul peso di 600-700 grammi, anche quelle lunghe, d'accordo? Poi uno spicchio d'aglio se vi piace intero, altrimenti ne mettete un pezzettino, 4 gherigli di noce se vi piacciono, altrimenti o li potete non mettere, oppure magari metterci delle mandorle, un pizzico di sale, un pizzico di pepe, 2 cucchiai di aceto e 4 cucchiai di olio. Quindi mettete, allora, le melanzane, le bucherellate, ok, sotto al forno per mezz'ora a 200 gradi, e una volta che sono, le fate raffreddare, togliete la pelle, quindi vi rimane la polpa, mettete la polpa in pressione con la pasta per fargli perdere l'acqua, così non risulterà più amarognola. Dopodiché inserite in un bicchiere da mini pinner e aggiungete il sale, il pepe, l'aceto, le noci e l'aglio e frullate, e a filo ci aggiungete l'olio. Davvero semplice, semplice, però è di grande effetto perché è molto versatile, veramente la potete usare in tanti modi, d'accordo? Io per oggi ho finito, mi fa piacere che ci siete stati anche voi con me, spero vi sia piaciuta la ricetta, fatemelo sapere anche nei commenti, mi raccomando, e se qualcuno la fa, mi raccomando, mandatevi sempre le foto, come anche su un messaggio privato, come sempre, ecco, voglio dire, va bene, non importa se non volete mandarla sotto questo post, assolutamente, mi va bene in qualsiasi modo. E allora io vi auguro una buonissima giornata, buonissima serata, e ci vediamo giovedì prossimo, ciao!